No, allora Grillo è a Roma da ieri, ha seguito i risultati, diciamo, dall'albergo in cui normalmente soggiorna, dovrebbe arrivare a minuti, se non verrà qua andrà nella piazza prevista per i festeggiamenti, che è una piazza, insomma, qui nel quartiere Ostiense. A brevissimo invece ci sarà la conferenza stampa di Virginia Raggi, ma intanto i primi commenti su questi risultati. Carlo Sibilia, un membro del direttorio. Io la domanda che le vorrei fare è questa, insomma, dal vostro punto di vista questa affermazione, insomma, nella città di Roma, che peraltro, insomma, era già, come dire, paventata già al primo turno perché il vantaggio sull'avversario era ampio, che cosa rappresenta? Il voto di protesta della città di Roma, oppure, insomma, c'è stato qualcos'altro che ha convinto gli elettori? Ma io credo che da oggi non possiamo più parlare di voto di protesta, neanche prima lo si doveva fare secondo noi, ma in realtà nulla è scontato. Noi abbiamo vinto perché i cittadini hanno capito le nostre proposte, abbiamo vinto in 20 ballottaggi su 20, questo significa che la gente ci vuole vedere al governo perché oggi si fida del Movimento 5 Stelle. Quello che prima ci è stato contestato, le tante denigrazioni degli altri partiti non hanno pagato. Noi invece di parlare di cose che non interessano alla gente, come ad esempio le Olimpiadi, oppure gettare fango e ignorare le tante migliaia di poveri che popolano la città di Torino, sono quelli che sono stati il nostro focus invece. Cioè noi abbiamo detto no agli spot delle Olimpiadi, ad esempio le spot elettorali, ma invece abbiamo detto alle cose concrete, abbiamo detto sì, abbiamo avuto un programma, l'abbiamo spiegato piazza per piazza, siamo stati ovunque a spiegare cosa noi vogliamo fare. La credibilità del Movimento 5 Stelle, del lavoro che ha fatto in questi tre anni, il fatto che abbiamo mantenuto tutte le promesse che avevamo fatto al nostro elettorato, oggi ci dà le prime soddisfazioni, i primi frutti. Il prossimo passaggio chiaramente è quello del governo. Questo lo considerate, diciamo, un antipasto, questa vittoria, diciamo, in queste città? Ma io interpreto il volere delle persone, dei cittadini che hanno votato. Dove riusciamo a recuperare 10 punti a un ballottaggio significa che la gente vede noi come alternativa di governo, non più quelli che sostanzialmente vivono di rendita. Allora noi vogliamo dire no alle campagne di denigrazione che ci sono arrivate, ci hanno denigrato in tutti i modi, sia Virginia Raggi sia Chiara Appendino hanno subito delle offese sessiste che se l'avessimo fatte noi sarebbe caduto giù la stampa, sarebbe caduto giù qualsiasi informazione, anche tutti quelli che ci hanno denigrato dai stessi organi di informazione da oggi devono assumere altri atteggiamenti necessariamente, perché questo atteggiamento non paga più e il Movimento 5 Stelle saprà dimostrare di meritare questo governo. Non so se da studio ci sono delle domande, direttore. Sì, tu volevi dire qualcosa, Antonio? Io volevo chiedervi quanto questo risultato, vabbè, questo di Roma è un risultato eclatante, 67,5, 32,5, anche quello di Torino. Quanto è, secondo lei, voglia di mettere il Movimento 5 Stelle a una prova di governo, che sicuramente c'è da parte, come dire, di una parte di questo paese, e quanto è insoddisfazione nei confronti invece dell'attuale governo? Le cose si equivalgono, secondo me, nel senso, da un lato chiaramente il nostro successo deriva dal fatto che i partiti non sono più quelle strutture che possono rispondere alle esigenze dei cittadini. Noi abbiamo fatto una proposta che è il reddito di cittadinanza in Parlamento, l'abbiamo presentata già da 2 anni, non è stata neanche discussa da questo governo. Significa che queste esigenze che noi poniamo al centro della politica italiana vengono scelte dai cittadini alla prima occasione utile. Infatti quando si vota la gente vota per il Movimento 5 Stelle. Allora se da un lato abbiamo i partiti che non lavorano bene, dall'altro abbiamo invece il Movimento 5 Stelle che appunto interpreta queste esigenze e soprattutto porta a termine quelle che sono le sue promesse, perché la verità è che noi, io come tanti altri, abbiamo deciso di intraprendere questo percorso che oggi ci dà la possibilità di governare sia Roma sia Torino e tutti gli altri 18 comuni nei quali eravamo candidati al ballottaggio, perché siamo una forza politica credibile. Noi ci siamo spesi a Livorno, ci siamo spesi a Civitavecchia, ci siamo spesi a Ragusa, in tutti questi comuni dove governiamo bene. Allora la gente dice perché in quei comuni sì e da me no, e va a votare il Movimento 5 Stelle. Le domande se le devono fare i partiti che sono spariti.